Ebbene sì ragazzi, oggi andremo a vedere come costruire una farm di pesca nella 1.16 di Minecraft, efficientissima. Prima di iniziare il video volevo farvi vedere che ovviamente siamo nella 1.16 di Minecraft, andando qua, vedete tutto? Ok, allora, oltre a questo, iniziamo subito. Ok ragazzi, iniziamo. Prima di tutto dovrete fare un buco di 4. Una volta aver fatto questo dovete mettere due ceste così, poi una tramoggia qui attaccata alle ceste. Una volta che avete fatto questo, cosa dovete fare? Semplicissimo. Dovete mettere una staccionata di acacia qui sopra all'hopper, un blocco sonoro qui, poi una pedana a pressione qui. Una botola di ferro qui, se ce la facciamo, no, qui, ok. Poi un mattone di pietra qui sopra. Una volta fatto questo, bisogna mettere l'acqua qui, così se ce la facciamo, ok. Benissimo. Ok, ragazzi, adesso testiamo. 3, 2, 1 e testiamo. Ok, adesso sono passati circa all'incirca un minuto. Nel mentre che sono stato AFK, vediamo un po' che cosa sta succedendo. Ma se, signor cavallo, scusami, però non è che mi via. Ok, grazie. È passato all'incirca un minuto in cui sono stato AFK. Vediamo un pochettino cosa mi ha preso. Boom. Ok, tre merluzzi, ragazzi. Efficientissima perché in un minuto tre pesci. Ragazzi, tre pesci. Oh mio Dio, è veramente veramente molto molto carina. Adesso passiamo a creare questa cosa, ragazzi, molto molto carina. Vi spiego subito. Allora, partiamo con 1 2 3 1 3, ok, qua ragazzi, e fate così. Poi dovete distaccare sempre di 3. 1, 2, 3 e fate un altro. Ovviamente poi le misure le dovete decidere voi e anche ovviamente se volete farlo così, perché ragazzi, ovviamente io lo faccio così per farvi vedere un pochettino come potreste farlo, per darvi comunque un'idea, però ovviamente dovete decidere voi se farlo così oppure no. Una volta fatto questo, bisogna mettere gli slab su tutti i lati del legno in questo caso. E fare una specie di tetto come in questo caso. Ok ragazzi, io l'ho fatto diverso da quello, ma ovviamente voi potete farlo più grande, eccetera, eccetera. È sempre molto molto carino. E ragazzi, vediamo un pochettino se siete riusciti. Nel caso che non ci siete riusciti, scrivetemelo qui sotto nei commenti che io vi metterò un bel cuoricino e cercherò di aiutarvi. Ciao a tutti!